Con il carro funebre cazzo di pesci tossici del lago di Pongo, con i pigmei che affogano male perché bon toccano il fondo. Sacrifici poi. Ladies and gentlemen della magia youtubesca, benvenuti in questo nuovo video di spoilerazzi di Brothers War. Ne abbiamo veramente tanti da commentare quest'oggi, quindi mettetevi comodi, aprite il vostro pacco di scacchieri, di abbracci, di macine, di galletti. Questa live non è sponsorizzata da Mulino Bianco, maledizione! E godetevela. 3, 2, 1, bam! Combat Thresher, settimana 3-3, artefatto, creatura, costruzio, Uncommon, Double Strike, quando entra in gioco pesca una carta. Si può giocare anche con Prototype, ed è un 3 mana 1-1, e quando entra in gioco pesca una carta ed è una Double Strike. Questa è ovviamente una non comune fortissima. Palesemente una non comune fortissima, grande versatilità nel costo di mana, quasi sempre penso verrà giocata a costo 3, però insomma, 7 mana 3-3 Double Strike, entra in gioco pesca una carta, è una roba pure, forte, questa doppia opzione è veramente una cosa incredibile. La carta è fortissima, però appunto non è una comune, è una non comune, quindi non può essere denominata nuova Zarulfa. Tirisian Mindbreaker, 7 mana 6-4. Quando Tirisian Mindbreaker attacca, giocatore in difesa, milla mezzo mazzo, arrotondato per eccesso. Tum! Con 4 mana fa Unearth, quindi ritorna dal secchio, attacchi con rapidità e gli milli mezzo mazzo, arrotondato per eccesso. Sembra una carta veramente putrida. Certo, con Unearth è interessante però. Con Unearth è interessante. Il costo di mana è proibitivo. Beh, infatti è figa solo con Unearth. Sembra una merda. Carta abbastanza pessima, andiamo avanti. Disfigure! Un mana, -2/-2. Instant, removal degli dei. Bellissima, fortissima. Già c'era però. Non è una novità. Era non comune. Bitches. Era non comune, questa l'hanno ristampata comune. Quindi adesso si potrà giocare anche in Pauper. Non so quanto sia interessante in Pauper questa carta. Potrebbe esserlo in verità. Già legale in Pauper. Ah, era già legale in Pauper. Vabbè. Adesso che c'è Cutdown in Constructed, è difficile che questa carta possa prendere il suo posto. Heavyweight Demolisher. Questo sembra incazzato. 7 mana 8-6. Minacciare. Ecco, sapevo. All'inizio del tuo mantenimento, tappa Heavyweight Demolisher, a meno che non paghi 3. Che schifo! Questi tipo tipici drawback delle creature grasse del passato, no? Che non può essere 7 mana 8-6. Minacciare è troppo forte! Mettiamo un drawback, tipo che ne so, che devi sacrificare tua moglie a Satana. Unearth, con 8 mana, ritorna dal secchio. Ed è una 8-6. Ok. C'è da dire una cosa, in realtà in limited questa carta non è male. Ma per niente, tipo. Perché ricordiamoci, avremo bisogno di payoff per le nostre Power Stone. Calcola che noi, questi artefattoni che costano 7, in realtà costeranno molto meno. Perché di fatto ogni cosa che giochiamo all'interno del limite di Dominaria mette una Power Stone, praticamente. Quindi, questi robbi qua giungono anche abbastanza presto durante il corso delle partite. Se lancio un 7 mana, 8-6 minacciare, tanta roba. Dice, vabbè, però devi tappare 3 mana poi al mantenimento tutte le volte. Te ne fotti, tappi le Power Stone. Che hai ste cazzo di power, sono sti sassi putridi, così che ti avanzano proprio, che ti cadono dalle tasche, capito? E quindi è una cosa in più proprio. Con 8 mana in più fa Unearth, ritorna dal sec e ti tira altri 8 schiaffi con minacciare. In realtà è forte la carta, è limited. Arbalest Engineers, 3 mana 2-2, quando entra in gioco scegli uno. Infligge un danno in qualsiasi bersaglio, mezzo segnalino +1/+1, su una creatura bersaglio, guadagna travolgere rapidità fino alla fine del turno. Sti cazzi. Crea una Power Stone tappata. Che è forte questo. Questa è super forte come carta. Da limited però, ancora da limited credo, non credo. Pure quasi costrava. Cioè è forte assai questa. È figa perché comunque è tanto versatile, la puoi lanciare come pezzo rapido che smorca, travolgente tra l'altro. Puoi sparare un danno all'occorrenza, puoi ramparci all'occorrenza. È una grande carta questa secondo me, è proprio bella. Limited sicuramente molto forte, Constructed... Boh, non so, il power level è elevatissimo in Constructed ormai nello standard, quindi... Prima linea di Yotia, questa è stata quindi rivelata da italiani, nella fattispecie Tom's Hardware. Un mana 1-1,
Soldato, creatura artefatto, ogni qualvolta la prima linea di Yotia attacca un'altra creatura bersaglio che controlli, prende più uno fino alla fine del turno. E ha di sotterrare, che sarebbe Anert, dal cimitero con uno bianco. Vabbè dai, costa uno, che cacchio vuoi di più dalla vita? Dai, a costo uno ci può stare. Credo sia accettabile. Secondo me è brutto, oh, dico la verità. Mi sembra brutta sta carta. Mi sembra brutta perché non può dare più uno pure a se stesso. Potesse buffare anche se stesso sarebbe molto meglio. Sì, poi vedremo, insomma. Magari sì, in archetipo ci sta bene. 6 mana, 4-5, volare raro. Un po' più scarso di Drago di Scimmia. Quando entra in gioco infligge 4 danni a un qualsiasi bersaglio. Un po' più forte di Drago di Scimmian. Con uno rosso guadagna +1/+0 fino alla fine del turno. Esattamente come il Drago di Scimmie. Tipo invincibile il limite. Questa sarà opprimente. Che il fatto che sia rara penso che sia un grande problema, no? Rara, questa deve essere mitica, no? Tipo sempre. Ma esageratissima. Limited fai TUM proprio, ma male. In Constructed... Ma in Constructed, oh ragazzi, 4 danni a qualsiasi bersaglio è comunque una cosa forte. Penso non la liquiderei solo da Limited. Ecco, Limited Fork io già la vedo qua e penso che... Boh, tipo la carta più forte del set. Così a vederla di per sé. Finisher, quando entra in gioco fa removal o fa danni finali in faccia subito, cioè una carta fuori di testa. Demolition, non man, ma bensì field. Demolition field, oh mio dio. Tappa, aggiunge un mana in colore. Tappa 2, sacrifica il demolition field. Distrugge una terra non base controllata da un avversario. Il suo controllore cerca una terra base e la mette in gioco e mischia il mazzo. Tu puoi cercare dal tuo mazzo una terra base e la metti in gioco e mischi il mazzo. Ma già c'era questa. Ma l'hanno ristappata 8000 volte questa carta, no? Non è tipo Field of Ruin. Vabbè, dai, è uguale. Così in Commander ne puoi giocare due copie. Ecco, diciamola tutta. Painful Quandary. Un disegno molto figo. Costo 5, incantesimo. Quando un avversario lancia una magia, quel giocatore perde 5 punti vita, a meno che non scarti una carta. Che carta strana. Tum! Io non la so. Non la so decifrare. Cioè, ristampa, tra l'altro. Ah, è una ristampa? Carta commanderisticas. Eccola qua. Guarda che figo. Sembra un tizio nel Vietnam che passa, tipo, sotto il lago, il laghetto, per non farsi mitragliare. Io la vedo e penso una cosa. Mi sembra più una carta tipo da control. Tu riesci a giocare questa e fai un sacco di valore. A un certo punto l'avversario muore perché, tipo, boh. Si deve sparare i danni per forza. No, non si deve sparare i danni per forza, però deve per forza avere tipo una carta da scartare in mano prima di poterne giocare una. È interessantissima, secondo me, la carta. Però voi mi dite che è una ristampa. Abbiamo visto che è una ristampa. Mi dite anche che non si è mai giocata. Blankwood Armor. 3 mana, incantesimo aura. Ah, questa è famosissima in realtà. La creatura incantata guadagna +1/+1 per ogni foresta che controlli. Questa è la solita merda che ti giocava il bimbo fumetto, fumetteria, nel suo cazzo di mono verde orrido, che metteva sempre sta cagata sopra le creature, nel suo fottutissimo mono verde orrido. Palese proprio, questa è sempre quella, ti faceva il culo. Certo che sì, certo che sì. Ma questa tipo da quant'è che non la ristampano sta carta? Tipo da 8ª edizione, da quant'è che non... È una delle carte più cult, più famose di Magic, onestamente. Almeno io l'ho vissuta così, in ogni dove. No, già nel corsetto 2019 c'era. Se la ristampano, tipo la spammano sta porcheria. 2 mana 04. Sardian Cliff Stomper. Minotauro Barbaro. Intanto che è il tuo turno e controlli 4 o più montagne, il Cliff Stomper sardo guadagna +x/+0, dove x è il numero di montagne che controlli. Ah, però, beh, insomma, orrido dice. Beh, 2 mana 4/4. Sì, però devi giocarli. Il mono rosso control la devi giocare. Orrida. Orrida non è orrida. Minchia, 4 montagne sono tante. Devi fare tipo monocolor. Questa è la cosa irritante. Vuole 4 montagne, non 4 terre. 4 montagne, e questa è la cosa irritantissima di questa cazzo di carta. La carta mediamente bocciata, oscena. Siamo passati da 2000, da, sì vabbè, 2000. Da 2 mana 5-3 travolgere a 2 mana 0-4. Sorcery, Corrupt, con 6 mana infliggi danno a un qualsiasi bersaglio pari al numero di paludi che controlli. E basta! Ma quindi il monocolor viene incentivato da Brothers War, fammi capire. Ci vogliono far fare monocolor.
Forse è un sottotema del set. Guadagni punti vita pari al danno che hai inflitto. Hai capito? Quindi c'è il sottotema del monocolor. La domanda monocolor è un attimo. Che noia, che barba, che noia. Una porcheria sembra. Però certo, in monocolor 6 danni e guadagna 6 con 6. Sorcery è forte? Sì, dai. Sì, è forte. È un mega lightning helix. Flow of knowledge. Costo 5. Instant. Pesca una carta per ogni isola che controlli e peschi 2 e scarti 2. E basta. Abbiamo capito. E adesso per ogni pianura. A breve per ogni pianura. Quindi è peschi fino a 5. Pesca 5 e scarta 2 è forte. 5. Pesca 5 e scarta 2 è abbastanza forte. 5 sono tante carte. Ed è per fortuna a velocità instant. Quindi sempre da limited. Con un mana, sorcery, esilia una creatura con costo di mana inferiore o uguale al numero di pianure che controlli. Mana value. Controllore guadagna 3 punti vita. Ma che sei da spada spiga? Ci vediamo. Ma che è la spada? Questa è la spada spiga dei poveracci. Minchia, siamo passati dalla merda da 2 mana 0-4 a questa roba. Cazzo, questo è fortissimo. Sembra tipo di un'altra rarità rispetto alle altre. Fortissimo. Fortissimo. Ovviamente la puoi giocare sempre in monocolor. Mana è proprio forte. Esilia. Certo, non è instant. Fosse stata instant, qua ci troviamo davanti veramente un altro da spada spighe. Ma sereno, tipo si giocava in Legacy. Tranquillo, cioè. Cioè, che forte. È sorcery, sì, è l'unica pecca che ha. Però costo uno, ragazzi, che cazzo volete di più alla vita? Esilia. Cioè, se non sei in mana, scrivo. E se fate l'end drop tutti e due in maniera, diciamo, simultanea ed equilibrata, il tuo avversario non rampa 10 mana al secondo turno, più o meno, sarà sempre con un mana esilia una creatura a bersaglio. Che lui avrà un drop a 4, tu ci avrai 4 pianure a terra. Se lui c'ha un drop a 5, tu ci avrai 5 pianure a terra. Con uno, gli esilia una... È troppo forte questa. Troppo forte. Questa è troppo forte, questa carta. Questa, fino ad ora, è la carta più forte del giorno. E difficilmente la superiamo, secondo me. Una rimozione incredibile. Incredibile. Sì, ricorda tantissimo da spada spighe. Perché fa guadagnare punti dall'avversario. Ma tipo assai me la ricorda. È una guerriera che diventa contadina. Citazione. Penso proprio di sì. Certo, perché ricorda molto da spada spighe. Calamity's Wake. Costo 1 bianco. Tum! È un incolore. Esilia tutti i cimiteri. E fai tum! Giocatori non possono lanciare magie non creature in questo turno. No, questo secondo me è forte. Tutto ciò che funziona, che esilia i cimiteri, comunque che attacca i cimiteri, è sempre forte in Magic. Questa tra l'altro c'ha questo effetto da canto di Orim che non ti fa giocare magie, non creature. Quindi questa secondo me è assolutamente forte. Carta da 8 per cimitero che locca anche per due turni, insomma, un eventuale combo del tuo avversario. Questa grande carta di side, sembra. Disenchant, carta innovativa del Magic. Vabbè. Con lo bianco in colore, distrugge un artefatto o un enchantment. Grande classico. Che è un disegno abbastanza bello. Sembra uscito, che ne so, da Mutant Chronicles questo disegno. Molto figo. Molto warhammeroso. Quel fucile fantascientifico laser. Ragazzi, disenchant in questo set non è una ristampa a caso. Sarà una carta fondamentale. Perché saremo pieni di artefatti. Toom! In limited questa carta avrà un win rate altissimo. Quasi certamente, perché la maggior parte delle cose sono artefatti. E niente, quindi una copia minima, minimo nel mazzo la vuoi. Cioè potrebbe essere anche un futuro first pick in termini di removal. Loran, Disciple of History. 4 mana 3-3, creatura leggendaria, umano artificiere. Quando Loran, Disciple of History, o un'altra creatura leggendaria, entra in gioco sotto tuo controllo, fai tornare un artefatto dal tuo cimitero nella tua mano. La testimone eterna per gli artefatti. Forte, forte. Questa è bella bombetta da limited. Che poi continui a riprendere cose dal cesso. Quindi è molto pericolosa. Cioè la persona te la deve uccidere. Perché se tu hai altre creature leggendarie, continua a prendere gli artefatti dal cimitero, fa un botto di valore. Questa è forte. Grande carta da limited questa. Constructed difficilmente. Abbastanza costosa. Troppo costosa forse. È forte, dai. Questa è una bella carta da limited. Con 5 mana, Repair and Recharge. Sorcery.
Ritorna un artefatto, un incantesimo, un placewalker del tuo cimitero in gioco. Crea una power stone tappata. Quindi questo è un resuscita mostro per artefatto, incantesimo, placewalker. Ma è stranissima questa carta nel bianco, no? Anche se in realtà, vi ricordate Replenish? Boom! Replenish, rimettevi in gioco tutti gli incantesimi nei cimiteri, in gioco, no? Destino di Urza, se non erro. In questo caso resuscita pure gli artefatti e i Planeswalker. E ti rampa pure la Power Stone. Quindi tu potresti anche resuscitare un artefatto dal cimitero o un incantesimo costosissimo che costa 10, no? Quindi Reanimator per artefatti e incantesimi. Una carta assolutamente sensata all'interno di questo set. Con un mana 1-1 First Strike, con uno bianco incolore Esilia, Survivor of Corlys dal tuo cimitero, Scry 2. Quindi è un mana 1-1 First Strike ed è soldato Esilia dal cimitero e Scry 2. Questo è forte. Chiaramente da buffare, però un mana 1-1 First Strike già parte bene. E nel cimitero fa anche qualcosa di molto carino, perché Scry 2 in aggro è una cosa forte. No, questa secondo me invece è molto buona come carta. Potrebbe essere una bella carta da bianchino mortale in Limited. Fallaci Archaeologist. 2 mana 0-3, umano scout. Quando l'archeologist entra in gioco, milla 3 carte di team Illy. Tu puoi mettere una creatura, una carta, non creatura e non terra, tra le carte millate in questo modo, nella tua mano. Ah, però, se non lo fai, metti un segnino +1/+1 su Fallage Archeologist. Dalle carte che hai millato, però. Questa a me piace, questa carta. Secondo me è forte questa. C'è la scella adatta. C'è necessità della scella. Però è forte, cazzo. Fai 2 mana 0-3, ti peschi sta spell dal cimitero subito. Hai messo il muro, ti ha millato, quindi ha fatto cimitero. È interessante. Posto 3, Forging the Anchor. Sorcery, guarda le prime 5 carte del tuo grimorio. Tu puoi rivelare un qualsiasi numero di carte artefatto tra quelle e metterla nella tua mano. Metti il resto in fondo al tuo grimorio in ordine casuali. Questa è tipo molto buona potenzialmente. Cioè puoi fare pure 3 mana pesco 5. Tipo. Se giochi un sacco di artefatti peschi veramente tanto. Cioè in un mazzo in cui giochi anche le terre artefatto, questo è 3 mana pesca 5 fine, giusto? Giochi solo artefatti e solo terre artefatto. Quindi stiamo parlando di formato sicuramente non di standard. Questa tipo pesca 5 carte con 3 mana. Sti cazzi. Carta dal potenziale veramente elevato. Certo, è sorcery, però il valore che produce questa carta è comunque elevatissimo nella shell adatta. 4 mana 3-3. Quando tu peschi la tua seconda carta in ogni turno, metti un segnalino +1/+1 sull'Atnam Adept. Non un granché questa carta. Ritorniamo quindi di nuovo sulla meccanica del second draw. Con Teferzio a terra questo diventa gigantesco. In limited ovviamente, perché non è una carta constructed playable. Mi sembra brutta. Sulla carta mi sembra veramente brutta. La carta sulla carta è orrida. Andiamo avanti. 4 mana, incantesimo aura. Quando entra in gioco pesca una carta. Partiamo molto bene. L'artefatto incantato è una creatura con forza e costituzione 4-4 in aggiunta ai suoi tipi. Ok, questo è il modo per sfruttare le Power Stone. Finalmente l'abbiamo trovato. Ottimo! Ottimo! Vinza! Ottimo! Questa è ottima. Questa è Sarulfo praticamente. Sarulfo sotto forma di incantesimo. Secondo me questa è carta da Pratisan, signori. Te lo dico subito, tatta. La carta tatta, come dice Sparita. Forte forte, questa bomba da limited per me. Sarà una comune. Claro, 10-10. Sarà una comune sgrava. E fino ad ora è il primo motivo per cui voglio le Power Stone all'interno dei miei deck. Urza's Rebuff. Costo 3, scegli uno. Neutralizza la magia bersaglio oppure tappa fino a 2 creature bersaglio. È la prima volta che fanno Urza's Rebuff. Attenzione, super versatile. Allora, questa è potenzialmente molto forte in limited, perché stiamo parlando di un counter secco che all'occorrenza si trasforma in un tappillo che non ti fa morire. Quindi se le creature sono abbassate e non hai rimozioni, se non sei riuscito a counterargliele quelle creature, invece di tenerti il counter in mano e morire male come uno stupido, come un tottero, gli tappi le creature e non muori per un turno. Questa ha grande versatilità, molto bella questa. Questa è forte proprio. Ashnod Intervention, quindi con uno nero instant fino alla fine del turno, una creatura bersaglio guadagna +2/+0 e guadagna quando questa creatura muore o è messa in esilio dal gioco, ritorna in mano, non in gioco. A me non convince.
Esce Ball of Gex, semana 4-4, quando entra in gioco cerca nel tuo mazzo fino a 3 artefatti e li metti nel tuo cimitero, mischi il mazzo. Fortissima, chiaro anche il motivo per cui, no? Ti metti nel cimitero artefatti con un Earth, chiaramente. Questa invece secondo me sarà una carta molto forte in Limited, perché ti metti nel cimitero tutti gli artefatti con un Earth. Eh sì, a 6, che te ne fotte. Fa un sacco di valore questo. Ovviamente devi avere tanti artefatti con un Earth, li abbiamo visti prima. È quasi come se ti peschi 3 carte. Non proprio, però un po' sì. Beh, pure meglio potrebbe essere di pescare 3 carte in determinate circostanze, perché tu ti metti questi artefatti con un Earth nel cesso e glieli schianti in faccia poi nei turni successivi. Fa un sacco di valore. Gli artefatti con Unearth non fanno solo danni in faccia all'avversario, fanno anche cose, che ne so, tipo guadagni punti vita, spari danni, cioè possono fare più cose. Questo secondo me sarà un non comune molto molto forte. Illimited. Xcaress costa 3. Sorcery. Un avversario bersaglio rivela la sua mano, tu scegli una carta non terra da essa, la scarta e crei una Power Stone. Il rampino scartino. Bellissimo il rampino scartino. Rampino scartino, poi c'è creatura rampillo, peschillo rampillo. Cioè il rampino ormai te lo regalano. La Power Stone è così bistrattata, è così poco considerata dal mondo della magia, che te la cercano di incaserrare in qualsiasi cosa ti compri. E pigliati pure questi, pigliateli. Che faccio, lascio? Dipende tanto da come sarà questo limited, nel senso che se sarà un limited molto aggressivo, se sarà un limited molto più da late game, che tutti quanti vogliono fare Power Stone e cagare i mostri giganti. Dipende se c'è il tempo, cioè il tempo di fare 3 mana niente. No One Left Behind. Costo 5, Sorcery. Questa magia costa 3 in meno per essere lanciata. La creatura bersaglio costa 3 o meno. Ritorna una carta creatura dal tuo cimitero in gioco? Ah, questa è Reanimate. A costo 2 addirittura. Per costo 3 o meno. Cazzo. Oppure a costo 5 per manzo grusso. Bello, 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 bello. Ci piace questa carta. Tanto versatile. Posso dire quanto siamo peggiorati a fare disegni. Guarda pure che condizioni perfette. Power Stone Fractor. Costo 2, Sorcery. Come costo addizionale per lanciare questa magia, sacrifica un artefatto a una creatura. Suggi una creatura o un Planeswalker. Altra modalità per sfruttare queste fottutissime Power Stone. Sacrifichiamo queste cazzo di Power Stone, quindi. O le trasformiamo in 4-4. Tran Vigil. Incantesimo a costo 2. Quando una o più artefatti e o creature lasciano il tuo cimitero durante il tuo turno, segno +1/+1 su una creatura che controlli. Questa carta non la capisco come dovrei fare in maniera affidabile a far lasciare il mio cimitero gli artefatti o le creature. Come dovrei fare con Unearth? Oppure li risuscito, me le riprendo in qualche modo, cioè boom. Le esili. Sì, ok, ma che schifo, cioè boom. Unearth, ho capito. Ma è una cosa... boh. Per mettere un segnalino +1/+1, veramente? Cioè, non lo so, ripeto, se ci sarà una meccanica proprio affidabilissima, può essere forte perché spammi segnalini +1/+1. Altrimenti no. Carta da limited, chiaramente. Con questo. Tromana 2-4, Fallaci Kwasinzer. Umano soldato, con 2 mana, guadagna double strike fino alla fine del turno. Brutta? Bruttina? Filler? Andromeda dei Cavalieri dello Zodio. Sì, palesemente, tipo. Con il carro funebre cazzo di pesci tossici del lago di Pongo, con i pigmei che affogano male perché bon, toccano il fondo. Mishra Domination, costo 2, aura, incantesimo. Tanto che controlli una creatura incantata, guadagna +2/+2, altrimenti non può bloccare. Quindi se lo metti su una tua creatura, gli dai +2/+2. Altrimenti lo utilizzi tipo come tipo una specie di pacifismo scarso sulle creature dell'avversario. Per non far bloccare. È interessante perché in aggro c'hai questo doppio utilizzo, no? +2/+2 per smorcare oppure non mi faccio bloccare. Non mi fa impazzire granché, devo dire la verità. Pyrrhic Blast, instant a costo 4. Come costo addizionale per lanciare questa magia sacrifica una creatura. Infligge danni pari alla forza della creatura sacrificata e pesca una carta. Madre, Maro 10-10. Vogliamo dire che il Maro 10-10 in faccia e peschiamo una carta pure. Questa per lanciare gli Eva in faccia all'avversario. Attacco con un Eva, lo sacrifico, te lo sparo in faccia, pesco, vinza. Figa. Soprattutto se ci sono modi per fottere le creature all'avversario, è interessante.
Raids to the ground. Con tre mana, incounterabile, distrugge un artefatto. Se a costo di mana uno o meno peschi una carta. Ah, però, interessantissimo. Questa può essere potenzialmente molto forte in questo set. C'erano molti artefatti e talvolta ti fa pure pescare, una rimozione che ti fa pescare. Certo è sorcery, questa cosa è brutta, però... però è una bella carta. Sibling Rivalry. Guadagna il controllo di un artefatto, di una creatura fino alla fine del turno. Stappala, guadagna rapidità, crea una Power Stone tappata. Eccolo qua, il fotti madre. Eccolo! 8 mana, ti fotto una creatura, attacco, metto una Power Stone, la sacrifico, ti sparo danni in faccia e pesco una carta. Come, scusa? La carta è un mana, le hanno fatte, anche le terre sono artefatti a 5. Orrido Prada, lei dice cose senza senso. Non ci crede? Ascolti bene, si riascolti. Con il carro funebre, cazzo di pesci tossici del lago di Pongo, con i pigmei che affogano male perché bon, toccano il fondo. Costo 1. Mishra Research Desk. L'artefatto che costa 1, appunto. Tappa 1, sacrifica Mishra Research Desk. Esila le prime due carte del tuo grimorio. Scegli una di quelle. Fino alla fine del tour, del tuo prossimo turno, puoi giocare quella carta. Quindi è un peschillo. Bellillo questo peschillo. A costo 1. Lo puoi prendere pure con la saga di Urza. In Modern, ovviamente. Da Modern in giù. Carino. Tipo in monocopia è ammesso. No, c'è Mishra Bubble che prende direttamente meglio. Probabilmente meglio. Però questo c'ha pure Anert, la puoi rigiocare poi dal cimitero e lo puoi rifare. Molto carina questa carta, molto molto carina. Per skill artefattoso. Ci piace, bello piace. Carinissima, carinissima. Epic Confrontation. Gioco bellissimo di miniature del passato, fallito male, non si sa perché. Con due mana, una creatura che controlli guadagna più uno, più due fino alla fine del turno. E fight, una creatura che non controlli. Vabbè, il classico fight. A costo 2, removal verde, probabilmente si giocherà. Certo, la cosa brutta di questa carta è che è sorcery, che è una cosa putrida il fatto che, che sia sorcery. È troppo meglio, velocità instant. Però di questa c'ha di buono che dà più 1, più 2. Dare più 1, più 2 è bello, oggettivamente è bello. Vabbè, sarà buona, sarà un'ottima carta, illimited. O comunque sia, anche se non sarà molto forte, cioè... o ci mangiamo questa finestra nel verde o ci buttiamo dalla finestra. Fallaci Excavation... un 5 mana stregoneria crea 3 Power Stone, guadagna 3. Chiaro, questa rampa tantissimo con le Power Stone. Il problema è che costa già 5 mana, però guadagna pure per cercare di tamponare la tempo loss che fai. Bah. Beh, tante Power Stone, però boh, 5 mana sono veramente tantissimi. E mi pare che abbiamo tanti modi per rampare in modo migliore, dai. Fog of War, costo 3, istantaneo, guadagna un punto vita per ogni creatura in gioco. Previeni tutto il danno da combattimento che viene inflitto in questo turno dalle creature con forza 3 o meno. Ah, ok. Quindi questa è una sorta di nebbia per le creaturine piccole, ovviamente. Mi sembra una porcheria pazzesca. Gia's Gift. Con due mana metti un segnalino più uno su una creatura che controlli. Guadagna Reach, Trampole, Hexproof e indistruttibile fino alla fine del turno. È una fetta di culo, no? Ma che cazzo? Ma veramente? Madonna! Hexproof. Ma che cazzo di carta è? Siamo ai livelli di Snakeskin Veil, non di Snakeskin Veil, di Take Up the Shield, comune sballata del bianchino di Dominaria United. Siamo a quel livello là, questa sarà una carta fortissima. Stanno facendo trick sempre più forti, oh. Town of Stinkering, costo 4, instant, metti due segnalini +1/+1 su un artefatto bersaglio, creatura o terra che controlli. Stappa quel permanente, se non è una creatura diventa una 0-0. Ok, quindi questa anima le cose. Scarsa. Secondo me questa è proprio brutta come carta. Tendenzialmente brutta. 4 mana instant, metti due segnalini. È triste. Non è un granché. Animare una terra, farla diventare una 2-2 è bella cagata. Con 4 mana, no? Brutta. Brutta, abbastanza orrida, sì. Decisamente orrida. Fierce Path Iconoclast. 2 mana 2-1. Quando tu lanci una magia a una creatura, crea un pupazzo 1-1, soldato. Solidissima. Straforte. Questo è piromanzio, praticamente. Nice Pyromancer, costa pure uno blu, uno rosso, giusto per rompere i coglioni. Pyromanzio! Metti delle 1-1 artefatto, quindi è più forte di Pyromanzio. Meno male, perché se no non aveva senso che costasse uno blu e uno rosso rispetto a Pyromanzio. Oggi un sacco di comuni e non comuni, oggi è una review limited praticamente. Goblin Firebomb, con un mana flash, tappa 7, sacrifica Goblin Firebomb, distrugge un permanente bersaglio.
Costo 7 però. E quante carte problematiche. Cosa ne pensi di Goblin? Io sto vomitando porca puttana. Che te ne pare di Goblin Firebomb? Con un mana flash. No, sto già, sette mana. Sto andando a vomitare i chiodi. Allora, ma scherzi, c'è anche flash. Poi lo rianimi, gli dai i segnali più uno più uno. Sacrifici, poi giochi, metti pedina, poi passi turno, sette mana, ti tagli le vene. Sacrifici? Certo. Ma sacrifici almeno 20 anni di vita per giocare una partita. I primi 5 turni tipo si passa. Terra passo, Powerstone passo. Tu devi passi. Ma sai che punto esclamativo sacrifici sarà il nuovo comando vocale per forza? 4-3, attacco improvviso. Quando la Vanguard o un'altra creatura entra in gioco sotto tuo controllo, la creatura bersaglio guadagna +2/+0 fino alla fine del turno. Ed è una 4 mana, 2-3. First Strike, che fa un baffino fino alla fine del turno. Però pure quando entrano le altre creature. Questo secondo me non è male. Perché comunque quando entra in gioco già fa qualcosa. E tu potresti anche giocare questa più altre creature nello stesso turno e dare +X+0, +X+0, +2/+0, +2/+0 più volte alla stessa creatura, ad altre creature. Questo pure Double Strike, quindi poi puoi buffare lui stesso nel momento in cui sopravvive un turno, il turno dopo, insomma diventa una 4-3 first strike appunto. Questa secondo me è una bella carta, il Limited ci sta in aggro, è interessante. No vabbè, sono emozionatissimo. Era da tanto che non avevamo un Suki dinanzi a noi. Suki! Cave Guard da Antigidis 8 mana 8-8 cautela, quindi un grusso pazzesco. Ward 4, minchia. Quando Suki Cave Guard dai, aggiungi 8 mana in colore fino alla fine del turno. Tu non perdi quel mana fino alla end phase, giusto? Quindi, però alla fine del turno lo perdi, oppure non lo perdi mai più. Neanche nei giorni dopo, tipo. Lo perdi a fine turno, perfetto. Ed è esattamente Suki, però che costa 8. E che ha Ward 4 e cautela. Bellissimo! Adoro il flower test di questa carta. Pronto proprio perché è una carta storica di Magic, fortissima. Ai tempi, in Antigidis. Creature artefatto più forti. Non a caso, in Magic Old School lo ritroviamo insieme a Tetravus e Triskelion all'interno del mono marrone con Mishra Workshop. Troviamo proprio Suki. Guardate che disegno assurdo. 4 mana 4-4. Quando crepa aggiungi 4 mana in colore. E chiaramente questa carta, il riferimento è questo. E sono molto contento l'abbiano fatto perché è una carta stupenda. Peccato il disegno, non rende giustizia. Quello vecchio è troppo più bello, potevano fare qualcosa di simile. Un rimando, insomma, appunto un'evoluzione di questo, del vecchio Suki. E invece è veramente putrido quello nuovo come disegno rispetto a quello. Run Power Suite, costo 2, equipaggiamento. La creatura equipaggiata prende +1/+1. Per ogni aura e equipaggiamento impizzato su di esso, è a Ward 2. E si equipaggia con 2. Insomma, è un po' costosello, eh. Sembra una carta abbastanza pessima, è ingiocabile, tipo, in tutti i formati, eppure in Limited. La liquiderei subito, guarda. Lenta, ha bisogno di una costruzione intorno, in Constructed, quindi magari in un'aura deck, ok, però per fare che? Semplicemente per buffare tanto, ci sono le aure già direttamente che tu incanti e fanno direttamente già qualcosa di molto forte, quindi sembra un po' una carta buttata. Attenzione! Tokasia's Dig Site, terra che dà mana in colore, tappa 3, fa Surveil 1, questa è buonissima. Forte, questa è molto buona. In Limited sempre parliamo, chiaramente. Power Tron, dite voi. Può darsi, questo non ve lo so dire. Però sicuramente in Limited è molto buona. Surveil 1 è una specie di scry, solo che invece che mettere in fondo al grimorio puoi mettere nel cimitero. Quindi fine turno, col mana in eccesso, boom, surveil, capito? Ti filtra le pescate. Sono terre queste qui che poi vorremmo sempre all'interno, più o meno in una o due copie all'interno dei nostri mazzi, per aggiustarci la sfiga in late game. Mi piace, molto buono. 4 mana instant, scegli uno. Crea 2 pedine 1-1, soldato, artefatto, oppure le creature che controlli guadagnano +2/+0 fino alla fine del turno. Quindi è vittoria o pupazzi. Versatile la carta. Piace abbastanza. È versatile.
Attenzione, il Balot. Questa mi sa di bestia mortale imbattibile. Quando Ostinet Balot entra in gioco guadagna 4. Se spello abilità controllata da un avversario ti fanno scartare il Balot, mettilo in gioco invece di metterlo nel cimitero. Quanto cazzo è forte. Era rara questa. Mamma mia. Bomba degli dèi. Questa è Pradisan 100%. Altro illustratore presi dalla foresta del Bengala che manco coi pastelli di cerume. Ma è vero, era rara. Eccolo qua, copia e incolla l'artwork. Preciso. Da rara siamo passati a non comune. E questa sarà una non comune siluro. Certo, con Lilin standard, fanculo veramente. Ti scarto un Balot in faccia. Mica che forte questo. Ma non è tipo una non comune completamente sbilanciata, fuori scala. Ma già 4 mana, 4-4, entra in gioco, guadagna 4. È una cosa fuori di testa. Non comune, è una cosa fuori di testa. Cioè c'era Balot Family quei tempi, che era una carta tipo fondamentale in tutti i The Rock. Poi c'è stato Gerarca l'Ossodonte, altra carta fondamentale. Cioè questo è non comune, capito? E ha pure fa anche altre cose. Questa è non comune mitica. Ma sì, più o meno. Assolutamente sì. Penso che Limited sarà difficile utilizzare il secondo effetto. In Constructed potrebbe essere fortissimo, invece contro mazzo scarta carte. Scarti il Balot in faccia. Audacity! Incanta creatura, aura. La creatura incantata guadagna più 2 più 0 a travolgere. Quando Audacity è messa nel cimitero dal gioco, pesca una carta. Come, scusa? Porca troia. Ma questa è quasi rancore, tipo. Bomba pazzesca sta carta, fortissima. Carta da Pradisan a mani basse. Forte forte proprio, in modo assurdo. Fortified Beachhead. Quando entra in gioco puoi rivelare un soldato dalla tua mano. Entra in gioco stappata se riveli un soldato o se controlli un soldato. Minchia. Ed è una terra che dà mana bianco e mana blu. Quindi una terra doppia per i soldati. Neanche leggendaria per mazzo soldati bianco-blu. Con 5 mana tappa. I soldati che controlli guadagnano più uno fino alla fine del turno. Fortissima. In mazzo tribale soldati. È incredibile. 4 per in tutti i mazzi soldati. Tribale soldati. Che potrebbero anche esserci, perché abbiamo visto un 2 mana 3-2 volare fortissimo bianco-blu che buffa i soldati. Minchia che forte sta terra. Questa è una terra sgrava da morire. Brotherhood Hand. Con 3 mana sorcery. Infligge 3 danni a ogni creatura e a ogni planeswalker. Oppure distruggi tutti gli artefatti con costo di mana 3 o meno. Ma è versatilissima questa carta. Ma sbaglio o nel suo genere è una delle più forti mai viste? Di solito questa tipo spara 3 danni a tutto ed esilia le creature. Ma qua c'è pure la doppia chance. Cioè puoi spaccare pure tutti gli artefatti costo 3 o meno. Cioè questa significa che spacchi tutte le terre, spacchi tutti i mox. Spacchi veramente tutto con questa. Mamma mia. Per me questa è una delle carte più forti del giorno a mani basse. Questa sì va dritto in Constructed. E sarà forte anche in Limited ovviamente, perché è una vratta. Incantesimo a costo 1000 da resuscitare con la carta a costo 5 che abbiamo visto poc'anzi. One with the Multiverse. Incantesimo, appunto. Tu puoi guardare la prima carta al cima del tuo grimorio in qualsiasi momento. Tu puoi giocare terre e lanciare magie dalla cima del tuo grimorio. Soltanto una volta in ciascun tuo turno, tu puoi lanciare una magia dalla tua mano o dalla cima del tuo grimorio senza pagare costo di mana. Ok, quindi tu lanci spell dalla cima, tutto quello che vuoi, terre e spell dalla cima, e una a turno è gratis. Fortissimo. Una specie di omniscienza che fa anche valore, oltre a farti giocare le carte gratis, praticamente. Questa è proprio forte, questa carta. Secondo me questa carta potrebbe fare archetipo in Constructed, in Standard. Potrebbe tranquillamente nascere un archetipo basato su questa carta. È chiaro che va citata in gioco in qualche modo, questo non c'è dubbio. Limited è estremamente costosa. Ti fa vincere la partita, perché ti fa vincere la partita, però è estremamente costosa. Tu puoi giocare una spell gratis, quindi tu comunque è vero che ti occupi il turno per spendere 8 mana. Dici, vabbè, 8 mana niente. No, non è 8 mana niente. Tu fai 8 mana questa più qualcosa gratis. È tipo Omniscienza, no? Tu giochi Omniscienza che costa tantissimo, però poi tu ti metti in gioco tutto quel cazzo che vuoi. È un po' la stessa cosa questa. Tu fai questa più un'altra bomba micidiale. Magari potenzialmente anche una cosa che costa pure di più di One with the Multiverse. Quindi esprimi tantissimi mana in quel turno. Questa è molto forte. Posso dire una cosa? Peccato non sia artefatto, perché se si fosse potuta rampare con le Power Stone sarebbe stata ancora meglio.
è ancora più probabile che si sarebbe giocato, insomma. Obliterating Bolt con due mana sorcery. Solamente chi ha paura spara 4 danni a una creatura o un planeswalker. Se quella creatura o quel planeswalker sta per morire in questo turno, esilialo invece. Molto forte. Era già in standard in passato. Si chiamava, mi sembra, Lava Coil. Però mi sembra che fosse soltanto a creatura. Questo spara sia a creatura che a planeswalker. Correggetemi se sbaglio, era sempre non comune. Bomba da limited e forte forte anche in constructed. Addio putrido sottocane tenacioso del cazzo. Lo odiamo tutti un po'. Veramente una carta odiosa. Mechanized Warfare, come Modern Warfare. Costo 3, quindi se una fonte rossa o artefatto che controlli sta per infliggere danno a un avversario o a un permanente controllato da quell'avversario, infligge lo stesso quantitativo di danno più 1. Cioè 3 mana, niente, ti fa fare un po' più di danni, sì, per carità. Sì. Mini Torbrand. Le lanterne sono troppo lente. Sì, solo che Torbrand ti faceva fare 2 danni in più, mi sembra. È un po' più forte. Più 2. Più 2 era buono, così più 1 fa schifo, secondo me. Topter Architect, 4 mana 2-3. Quando un artefatto entra in gioco sotto il tuo controllo, una creatura bersaglio guadagna a volare fino alla fine del turno. Carta putrida. Scarsissima, un body osceno per dare volare ogni tanto a qualcosa. Una carta veramente orrenda e ingiocabile. Ingiocabile completamente. Ingiocabile, ovviamente in limited. Constructed, vabbè, manca a parlarne. Simian Simulacrum. Una simia simulacra. 3 mana 2-1. Quando entra in gioco metti 2 segnalini più 1 più 1 su una creatura che controlli. Quindi 3 mana 4-3 anche questa qui. E c'ha pure Anert. Ritorna dal secchio, rimette i segnalini. Sai, questa è figa? Questa mi piace assai. Penso solo da limited, dal solito non ce la possa fare in constructed. Però... però è una bella carta. Molto molto forte in limited. Fallaci Dragon Engine. 8 mana, 5-5 volare. Questo è un Eva. Con 2 mana guadagna più 1 più 0 fino alla fine del turno. Altrimenti la puoi giocare con prototype a costo 3, 1-3. Ed è 3 mana, 1-3 volare, che si buffa con 2 mana e prende più 1 più 0. 3 mana, 1-3 volare. È discreto. Diciamo la cosa buona è che appunto c'ha la versatilità di poterla giocare da una parte o poterla giocare dall'altra. Non è vero, invece prototype è una bellissima abilità, Scherio. Non sono d'accordo. Questa nella fattispecie non è niente di che. Secondo me in limite alla fine tutti questi mostroni costosi saranno tutti più o meno forti, perché le Power Stone ce l'avremo veramente a non finire. Andiamo avanti. Door to Nothingness. 5 mana artefatto. Door to Nothingness. Entra in gioco tappato. Tappa, sacrifica la porta del nulla. Giocatore bersaglio perde la partita. Ah no, però devi spendere anche tutti quei mana. Orrida. Devi spendere 10 mana. Giocatore bersaglio perde la partita. Certo, questa è una ristampa degli artefatti marroni. Mamma mia, ha sempre fatto schifo al cazzo. Si possono giocare su Arena queste carte? Assolutamente sì, in Historic. In Standard for Fun, in Commander forte. Minchia, quindi forte. Quindi ottima ristampa per il Commander. Di Commander 2v2. Psychosis Crawler. Costo 5, Phyrexian Horror. Psychosis Crawler, forza costituzione. È pari al numero di carte nella tua mano. Quando tu peschi una carta, ogni avversario perde un punto vita. Tu sei lo Shouldered dei poveri. Ma che è sta merda? Dai, fa schifo. Putrida, oscena, inguardabile, schifo. Semblance Anvil, costo 3, artefatto. Quando entra in gioco c'ha imprint, quindi quando Anvil entra in gioco tu puoi esiliare una carta non terra dalla tua mano, tipo Mox di Cromo. Le magie che tu lanci che condividono quel tipo di carta esiliata costano 2 in meno per essere lanciate. Pollo. Questo è forte, dite? È interessante. Uscita in un set di Mirrodin, mi sa. Tutte le schifezze vanno in Commander. Voi l'avete detto voi, io questo non lo dico, mi dissocio. Commander, grande formato, estremamente amato dal popolo della magia mondiale. Dobbiamo essere un pochino più comprensivi nei riguardi dei commanderisti. Claude Kay. Quando entra in gioco, sceglie un artefatto. Natura istantaneo o incantesimo stregoneria. Le magie che tu lanci di quel tipo costano 1 in meno. Ok, questa sconta di nuovo in base a ciò che vuoi scontato. Certo, però costa 3 mana. Sono tanti 3 mana. Però poi per sempre avrai questi sconti.
Brutti, brutti, brutti. Abbastanza brutti. In Tempest erano molto più forti questi artefatti che scontavano. Scrap Trawler, 3 mana 3-2. Quando Scrap Trawler, un altro artefatto che controlli, è messo in un cimitero, dal gioco ritorna nella tua mano una carta artefatto nel tuo cimitero a un costo di mana inferiore. Figa questa. Ok, questa è figa. Questa è molto figa. 3 mana 3-2. Ti schiatta un artefatto, ti riprendi un altro artefatto che costa di meno dal cimitero e te lo rimetti in mano. Questa è molto figa. Questa si usava in Modern tempo fa e non faccio fatica a crederlo. Si vede che è una carta forte questa, dal grande potenziale. Quietus Spike, costo 3, artefatto equipaggiamento. Creatura equipaggiata ha detach. Quando la creatura equipaggiata infligge danno da combattimento a un giocatore, quel giocatore perde un ammontare di punti vita arrotondati, la metà dei suoi punti vita arrotondati per eccesso. Che merda, mamma mia. Una carta orrida, di una lentezza totale, una schifezza clamorosa, madonna. Adesso vado a spararmi il collirio negli occhi con un super liquidator per lavarmi via questa merda. XXX! Boom! Boom! Artefatto, Astral Cornucopia entra in gioco con X charge counter on it, quindi spendendo 3 mana c'ha un charge counter soltanto addosso. Bella l'art, molto bella, la cornucopia. Stappa, scegli un colore, aggiungi un mana di quel colore per ogni segnalino, per ogni segnalino carica sulla cornucopia astrale. Andiamo avanti. Quindi questa carta, boh, un'altra cagata all'incirca. Well of Lost Dreams. Quando guadagni punti vita, tu puoi pagare X, dove X è inferiore a o uguale all'ammontare di punti vita che hai guadagnato. Se lo fai, peschi X carte. Minchia, questa è potenzialmente potentissima, tipo. Ai tempi magari era forte pure, non lo so. Adaptive Automaton, costa 3 ed è un 2-2. Quando entra in gioco scegli un tipo di creatura. Adaptive Automaton è del tipo di creatura che hai scelto. Le altre creature che controlli di quel tipo guadagnano più uno più uno. Ma questa è bellissima. È un lord di tutto, è un lord di niente. Black Blade Reforged, costo 2. Equipaggiamento leggendario, artefatto. La creatura equipaggiata prende più uno per ogni terra che controlli, minchia. Si equipaggia le creature leggendarie a costo 3 oppure solo a costo 7. Orrido! Si equipaggia a costo 7. Minchia, oh, ma che cazzo è sta cosa? Modato! Ma perché hai visto 7 e non li girano al contrario, se lo mettono nel culo? Ma hai visto che... Figa, tutto a costo 7, ma che cazzo è, oh? Sì, più o meno sono del parere dell'orrido. Dell'orrido. La penso come... Non sai. Con zero, un equipaggiamento che dà più uno più zero a una creatura e si equipaggia con uno. In realtà questa carta non sarebbe per niente male in Limited. Ti dico la verità. Perché è molto molto cheap. Costa pochissimo. E quel più uno più zero alla creatura che sposti è un bel buff. In Limited è forte. Infatti in Limited la potremo giocare. Ed è non comune. Sì, questa secondo me sarà abbastanza buona in Limited. Burnished Heart, 3 mana, 2-2, Elk. Con 3 mana sacrifica Burnished Heart. Cerca nel tuo mazzo fino a 2 terre base. Le metti in gioco da padre e mischia il mazzo. Sì, peccato che sia costosissimo. Però l'effetto è figo. E poi è un elk. Tutti gli elk ci fanno pensare a una brutta cosa che è successa nel passato. Ah, vabbè. Questa l'avevo già sbirciata prima ed è incredibile. Con uno! Sognos, Deaco e Olleo. Feticcio. Un avversario bersaglio rivela la propria mano. Scegli fino a un artefatto o una creatura da essa. Dopodiché scegli un artefatto o una creatura da un dal suo cimitero. Esilia le carte scelte. Quindi questa cazzo esilia sia dalla mano che dal cimitero con un solo cazzo di mana. Ma ci pensate che tu fai questa carta adesso in standard con un mana nero e gli esili il sottocane tenacioso dalla mano e il sottocane tenacioso dal cimitero con un mana? Ma che cazzo è forte? Rotta di Dio, questa è fortissima, imbattibile. Questa forse è la carta più forte del giorno insieme a quella sorta di da spada spighe. Con 3 mana, Restricted Topter, costo 3, 2-1 volare, ed è un tottero ovviamente. E c'ha Unearth 2, quindi 3 mana, 2-1 volare. Sì, praticamente un 3 mana, 2-1 volare con Unearth 2. È carino, è un volantino aggressivo in early game, poi in late game ti può sparare questi altri due danni. Questa è figa secondo me, in Limited ci sta. Mystic Forge,
Ritorna a costo 4 mitico, però. L'ultima volta che l'abbiamo incontrato era rara. Era una rara fortissima di un set base, di uno degli ultimi set base. Mi sembra M21, fortissima. Tu puoi guardare la prima carta in cima al tuo Grimorio in qualsiasi momento. Se è un artefatto, lo puoi lanciare dalla cima. Quindi tu sei un mazzo tutto artefatti, lanci artefatti a manetta. Questa carta infatti si è giocata un po' in tutti i formati che la supportano, fortissima. Paga un punto vita e esili alla prima carta in cima al tuo Grimorio. Quindi tu praticamente con un punto vita, se non hai un artefatto in cima e ti sei bloccato con lo storming dalla cima del mazzo, te lo togli dal cazzo, questa terra non è artefatto, e puoi continuare a stormare dalla cima. Una carta fortissima. Springleaf Drum, costo 1, artefatto. Tappa una creatura e controlli, aggiungi un mana di qualsiasi colore. Questa carta si è giocata un sacco, penso, in passato, no? C'erano delle combo incredibili con sto robo, no? Quasi certamente. L'uccellizzatore del paradiso, praticamente sì. Si gioca ancora, sì, immagino, ma è forte. È chiaro che è forte, che è una carta forte, è una roba da combo, insomma. Fortissima la carta. Sword of the Meek, costo 2. La creatura equipaggiata prende più 1 più 2, si equipaggia con 2. Quando una creatura 1-1 entra in gioco sotto il tuo controllo, tu puoi far tornare la spada delle mille verità dal tuo cimitero in gioco. E gliela equipaggia addosso, ci vediamo. Minchia, forte questa! Questa è bella. Devi avere un modo per sacrificarla, quindi. E poi si riequipaggia in automatico sulle pedine 1-1. E prende più 1 più 2, quindi la pedina praticamente ti entra come 2-3. Questa è figa, secondo me. Giocatissima in Modern, vero? Ma minchia, si vede che è forte, cazzo. È forte, è chiaro che è forte questa carta. Il draft. È ovvio che è forte, che sia forte. Sarà una bomba in Legacy 6 anni fa. Ma si vede che è fortissima la carta, dai. Cioè, tu hai questa roba nel cesso, ti entra in gioco una creatura 1-1 e la riequipaggi in automatico. La creatura diventa 2-3. Poi tu la risacrifichi, sicuramente c'era qualche combo per forza con questo mazzo. Chromatic Star, costo 1, artefatto, tappa 1, sacrifica Chromatic Star, aggiungi un mana di qualsiasi colore. Quando Chromatic Star è messa nel tuo cimitero, dal gioco pesca una carta. Vabbè, questa è una carta fortissima. Ovviamente già c'è, è stata stampata già in più salse più volte, però mai con il bordo marrone, che è il bordo più figo in assoluto, ovviamente. Una canzone requestata direttamente da Putin. Siege Veteran, 3 mana 2-2, umano soldato. All'inizio del tuo combattimento, nel tuo turno, metti un segnalino più uno più uno su una creatura che controlli. Questo è tipo Alceide, come si chiama? La veterana, come si chiama? Nuovo Luminarca, esatto. Quando un altro soldato non pedina che controlli muore, crea una pedina 1-1. Fortissima questa qua! Fortissima! Nuovo Luminarca, fortissimo! Fortissimo in agro, bianchino. Nuova carta da bianchino, pazzesca. Luminarca è più forte. Sai perché? Perché costa 2 e lo fai prima. Però è veramente fo... Ma 20 euro, che cazzo dici? Però è forte. Elsewhere Flask, costo 2, artefatto. Quando entra in gioco pesca una carta. E già siamo partiti benissimo. Sacrifica Elsewhere Flask. Scegli un tipo di terra base. Ogni terra che controlli diventa di quel tipo fino alla fine del turno. Ok, quindi questo qua è un artefatto che entra in gioco e si cicla e ti peschi una carta con 2. Non lo so se si è mai giocato in passato. Forse sì, perché comunque le cose che fanno pescare, che si possono sacrificare, anche se hanno effetti inutili, come effettivamente ha questo sul finale, all'incirca, possono anche essere tornare utili. Foundry Inspector, 3 mana 3-2. Artefatto creatura, costrutto. Le magie artefatto che tu lanci costano 1 in meno per essere lanciate. Allora, questa carta è fortissima in vintage, si gioca. Tu fai workshop di primo turno, workshop Foundry Inspector, cioè una giocata classica, standard, capito? Tu hai anche una piacevole di stampa per gli amici del vintage che hanno 150.000 euro per farsi il mazzo, non è un'iperbole, che però non hanno i soldi per acquistare il Foundry Inspector. Sì, questa invece è ironia. Perilous Vault, mitica, costo 4. Tappa 5, tappa lei, esilia il Perilous Vault, esilia tutti i permanenti non terra. Questa fa una svratta micidiale dove esilia tutto. Beh, il power level è altissimo di questa carta. Certo, costa infinito, peccato. Peccato che costi molteplici. Hanno messo il Silex di Urza, l'Urza Silex, che fa qualcosa di simile, uscita ora. Gilded Lotus, costo 5, tappa, aggiungi 3 mana di un qualsiasi colore. Quindi questo è un Black Lotus che non si sacrifica mai. Peccato che non costi 0, ma costa 5. Igor Wellspring, costo 2, artefatto. Quando entra in gioco, o è messo nel cimitero dal gioco, pesca una carta. Ok, questo è bellissimo.
Questo è veramente bellissimo. Ma questa penso che si sarà anche giocata questa carta, sicuramente, tipo Staple di Power. Quindi questa è una bella ristampa. Praticamente si traduce in due mana, pesca due carte. Probabilmente dai anche appunto in pasto questo artefatto a qualche creatura che si bufferà probabilmente con il sacrificio. Questa è una carta tipo forterrima. Journeyer's Kite, costo 2. Ah, questo me lo ricordo. Mi pare che c'era, non mi ricordo in che cacchio di espansione, ma me lo ricordo. L'ho visto, ce l'ho avuto in mano questo coso, in standard, tipo. Mi pare che si è anche giocato, si giocava in blocco Kamigawa questa carta, era proprio giocata. In standard mi pare non ce la facesse, ma in blocco Kamigawa si giocava. Cerca nel tuo mazzo una terra base, la riveli e la metti in mano, mischi il mazzo. Niente, quindi questo ti piglia le terre dal bazzo, se sei sfigato e fai screw, prendi le terre. Beh dai, carina. Una merda più o meno, diciamo. Keening Stone, costa 6, artefatto, tappa 5... Giocatore bersaglio milla X carte, dove X è il numero di carte nel cimitero del giocatore. Che merda! Mamma mia, che schifezza! Certo che ne hanno stampate di merde del passato, ma proprio mamma mia, che schifo! Key to the City, costo 2, artefatto, scarta una carta fino a una creatura bersaglio, non può essere bloccata in questo turno. Quando la chiave della città diventa stappata, tu puoi pagare 2, se lo fai pesca una carta. Carina questa, perché appunto scarti una carta, c'è un modo per scartare, pescare, praticamente per ciclarti le carte, e nel frattempo dai pure imbloccabile, bloccabilità alle creature che vuoi, a cui vuoi dare imbloccabile. Questa è carina, no, questa è figa, dai, questa è una carta figa, cioè mi sembra bella. Sicuramente in passato si sarà anche giocata sta roba. Liquid Metal Coating, costo 2, artefatto. Un permanente bersaglio diventa un artefatto in aggiunta agli altri tipi fino alla fine del turno. Questo si gioca, non è che si giocava, si gioca penso tuttora. Si gioca in Urzatron, in Modern, la prendi con carne, no? È forte, sicuramente forte. Una bomba, bella. Tra l'altro non c'era a bordo marrone, quindi siamo contenti di averla a bordo marrone, così possiamo finalmente... andare a fanculo il bordo grigio orrido. Mesmine Tom, costo 2, artefatto, tappa, metti un segnalino. Vabbè, la sappiamo, dai, l'altro giorno ce l'avevamo questa. Il Bank Booster è il nuovo Mesmine Tom, in buona sostanza. Vabbè, sì, questo praticamente fa scry oppure pesca, e quando esplode guadagna 4 punti vita, è fortissimo. Ovviamente col bordo marrone è ancora più fortissimo. Ed eccola qui la figurina di cui vi parlavo poc'anzi. La carta ha generato una keyword, la subcultura dei giocatori del Magic, così tanto che la Wizard a un certo punto, dopo 30 anni di vita, è stata costretta ad adeguarsi al volere del popolo. È stata una vittoria, a grande richiesta. Mill diventa la keyword del millaggio attraverso l'esistenza di questa carta. Millstone, giocatore bersaglio, milla due carte. Angelo di Platano, orrido, però uno dei disegni secondo me più belli della storia di Magic, per quanto mi riguarda, anche se non è uno di quelli proprio old school. Per me l'Angelo di Platano è inarrivabile, è la controparte fantasy, la scultura greca, è un po' amore psiche in tenuta da guerra, questa qua, di stampa mitica, bello. Precursor Golem, 5 mana 3-3. Quando entra in gioco crea 2 pupazzi. Minchia. 3-3. Ah. Quando un giocatore lancia un'istantanea, una stregoneria che targetta un golem, quel giocatore copia quella magia per ogni altro golem che può targettare altri golem. A differenza di quel... Mamma mia, quanto cazzo è intrecciata sta carta. Vabbè, praticamente se faccio live in bolt su uno, t'ammazzo tutti. Giusto? Che bellezza. Sei il drawback, questa è la parte sotto. Quindi fa un fulmine su uno, te ammazza con un mana, te li spara tutte e tre. Bello! Puoi anche pomparteli tutti, sì certo. Instant Talisman, con 3 mana, un artefatto che tappa e aggiunge un mana in colore e guadagni un punto vita. Una merda. In passato magari era anche forte però. Rune Chanter Spike, costa 2, un artefatto di equipaggiamento. La creatura equipaggiata ha First Strike. Guadagna più X più 0, dove X è il numero di istantanee e stregonerie del tuo cimitero. No, merda. Merda assoluta. Le spade di fuoco e ghiaccio di luce e ombra sarebbero state belle se le avessero ristampate. Ma cazzi, mi pare. Sculpting Steel, costa 3. Tu puoi fare entrare Sculpting Steel
come una copia di un qualsiasi artefatto in gioco. Ah, questa è copia artifact dei poveri, quindi. Vabbè, carta di cui non sentivamo anche in questo caso la necessità. Carta mi sembra di quinta alba. Self assembler 5-4-4. Quando entra in gioco tu puoi cercare il tuo mazzo per un assembly worker, creature card, rivelala, la metti nella tua mano, mischi il mazzo. Ok, quindi se hai tanti assembly worker di questi, te li tutori tutti. Peccato che sono non comuni e quindi limited, sono abbastanza orridi. Però vabbè, ci sono anche altri assembly worker sicuramente, no? Nella storia del Magic, quindi vabbè, carta da limited se abbiamo altri assembly worker. Sigil of Valor costa 2. Quando una creatura equipaggiata attacca da sola, guadagna +1/+1 fino alla fine del turno per ogni altra creatura che controlli. Costa 2 se equipaggia con 1. Tomma, mica tanto. Anche questa è un'altra carta un po' di merda. Minchia, ce ne sono di equipaggiamenti orridi in questo set, eh? Ma ce ne sono tanti proprio. Soul Guide Lantern. Soul Guide Lantern. Questa è la famosa lanterna troppo lenta. Tappa 1. Mi fa un po' schifo. Perché? Questo fa schifo. Perché? Che cazzo ne so, non fa niente. No. Che poi, cazzo fa? Se vuoi la sacrifichi e peschi una carta. Pure. Quindi fa schifo il doppio. Ma perché? Ma no, questo non ce la fa. Lo vedi, non c'ha la marcia. Poi costa troppo. Non è vero! Costa 1. Costa 3, scusa. Costa 1. +1/+1. Va bene, buonanotte, brother. Le lanterne sono troppo lente. Upgrade! Da raro diventa mitico. Thundering Titan. 8 mana. 7-10. Quando entra in gioco o quando lascia il gioco, distrugge una terra di ogni tipo di terra base in gioco, che è una cosa fortissima. Per esempio, se il tuo avversario ha una foresta, una montagna, una palude, gli spari 3 terre. Eppure quando lascia il gioco lo rifà. Questa è la carta a cui sono affezionatissimo. La giocavo in Extended, in Urzatron in Extended. Cioè, sparavi questo a turno 3, Travinza sempre, sparavi 100 terre, fortissimo. Bomba pazzesca. Vabbè, però una ristampa, ne abbiamo 8000 copie di questo Thundering Titan. Semana 1-4, Battlefield Butcher. Con 5 mana, tappa, ogni avversario perde 2 punti vita. Questa magia costa 1 in meno per essere attivata per ogni carta creatura nel tuo cimitero. In realtà, in Limited potrebbe essere forte questa, se ci fai un mazzo apposito. È lento inizialmente, quindi sì, ci devi fare per forza un mazzo apposito, se no è troppo lento. E forse è troppo lento anche con il mazzo apposito. Niente, più la leggo e più mi fa schifo, via. Costo 2, Topter Mechanic, attenzione. 2 mana 2-1, umano artificiere. Quando tu peschi la tua seconda carta ogni turno, metti un segnalino +1/+1 sul Topter Meccanico, che quindi si buffa. Quando Topter Meccanico muore, crea un pupazzo 1-1 artefatto token con volare. Minchia, che forte questo. Questo è un 2 mana 2-1 che si buffa. Già 2 mana 2-1 e quando muore ti lascia il Topter 1-1 volare, è già fortissimo. Ma questa è Constructed Playable, secondo me. Proprio forte questo, eh? Proprio forte. Bello, bello questo. E questa era l'ultima carta spoilerata quest'oggi, cari ladies and gentlemen della magia youtubesca. Scrivete qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Venite a fruire della magia notturna su Twitch tutti i giorni dalle ore 21.30 fino alle 2 del mattino almeno. Tutti i giorni tranne il sabato. Siamo arrivati a metà degli spoiler, siamo a 159 di 287. E fino ad ora state trovando soddisfacente il tutto oppure vi sta facendo schifo al cazzo? A me sta piacendo molto. A parte tutti questi artefatti morchia, marroni, orridi, devo dire soprattutto la parte delle carte nuove, stampate ora, disegnate appositamente per Brothers War, devo dire che sono la maggior parte veramente molto molto fighe e promettono tanto tanto bene anche per gli altri formati. Minchia, oh, ma che cazzo è sta cosa? Modato! Ma perché hai visto 7 e non lo girano al contrario, se lo mettono nel culo? Ma hai visto che... Figa, tutto questo 7, ma che cazzo è, oh? Sacrifici poi... Sacrifici poi...